La mia esortazione che rivolgo a tutti insieme ai miei collaboratori è quello di non abbassare la guardia. Siamo solo all'inizio per sconfiggere quella che è una pandemia che oramai attanaglia il mondo intero. Noi siamo fiduciosi, siamo un popolo che ha sempre saputo reagire nelle circostanze e nelle difficoltà e reagiremo anche in questa occasione. Quindi mi auguro che questo sia l'inizio di un qualcosa che dia finalmente un po' di sollievo all'intera comunità. Dobbiamo essere tutti quanti uniti per continuare in questa battaglia, che è una battaglia difficile, ma che piano piano riusciremo a superare. Oggi avremo i primi vaccini, poi da domani si continuerà e così via via. Noi siamo predisposti, abbiamo predisposto già dei punti dove di stoccaggio, sono 5 punti dove verranno custoditi questi vaccini, che voi sapete devono stare a una temperatura di meno 70, meno 80, ce li abbiamo. Abbiamo dei punti sul territorio dove potremo fare le vaccinazioni di massa e quindi siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida che sicuramente ci porterà a risolvere la situazione nel nostro territorio. Grazie a tutti quanti, io voglio ringraziare a tutti quanti, a parte gli organi di informazione che sono sempre vicini e che sono necessari in questo momento di difficoltà, ma tutti i medici, gli infermieri, le forze di polizia che stanno collaborando a pieno ritmo, a pieno regime per poter far sì che tutto questo possa risolvere un problema che mi auguro si avvia una soluzione più immediata possibile. Quindi un appello ancora a tutti i lucani perché continuino in questa loro opera, ma soprattutto che siano fiduciosi, e sono sicuro che con loro apporto riusciremo a sconfiggere questo male. Presidente, grazie a tutti. È prevista una campagna di comunicazione per invogliare i lucani a vaccinarsi? Certo, è prevista una campagna di comunicazione che già stiamo portando avanti nei prossimi giorni. È bene che tutti sappiano. L'invito, d'altro canto, che faccio come presidente è quello di farsi vaccinare, perché credo che oramai sia chiaro che solo facendo il vaccino si riuscirà a debellare questa malattia. E questa è una cosa fondamentale a cui, voglio dire, è un invito a farlo, perché tutti dobbiamo farlo, non solo per tutelare la nostra salute, ma per tutelare anche la salute delle persone che ci sono vicine. Dopo gli operatori sanitari e gli ospiti dell'RSA avete già iniziato un censimento sulle altre fasce di popolazioni prossimi che saranno vaccinati, gli over 80 e gli over 70? Sì, abbiamo iniziato a fare questo screening. Dopo questo personale cominceremo con le fasce più a rischio, che sono quelle, come ha detto lei, di una certa età, e poi man mano tutti quanti gli altri. Stiamo lavorando in questo senso e adesso noi ci auguriamo solo che funzioni il sistema vaccini, perché stiamo cominciando con 5.000 dosi, arriveranno poi man mano 9.000, speriamo che continui, perché come sapete, fra l'altro, è necessario anche il richiamo, quindi sarà una macchina organizzativa necessaria. I vaccini non ce l'abbiamo qui sul territorio, ma vengono da fuori, però l'organizzazione è un'organizzazione capillare e sicuramente risponderà alle esigenze da parte di tutti noi cittadini. Presidente, attenderà anche lei con emozione di vaccinarsi? Certo, io sono in attesa, seguirò il mio turno, voglio dire, data l'età, penso di essere in una fascia a breve che sarà realizzata a breve. Io sono fiducioso, se potessi farlo oggi lo farei subito, però adesso diamo spazio agli operatori sanitari, a chi è a più diretto contatto con le persone, con i positivi, con il Covid, e noi seguiremo tutti quanti il nostro turno e ci vaccineremo tutti.